Ciao pagliacci e pagliacce, qua è Omega e benvenuti in questo nuovo video con, attenzione, la GTA 5 mod italiana con i nostri protagonisti preferiti che a quanto pare abbiamo raggiunto subito mi piace perché volevate vedere il prossimo episodio, ragazzi. Io ovviamente vi ho accontentato, quindi oggi vedremo Chiara e Fedez ancora. Io vi invito, soprattutto la cosa più importante, a commentare nei commenti con tutti i personaggi italiani che vorreste vedere e tutte le cose che vorreste che succedessero, perché vi ricordo che comunque i protagonisti sono Fedez e Chiara e Leone. Comunque ci tengo anche a sapere la vostra, anche se continua a piacervi questa serie, se vi piace, quindi commentate. E vi ricordo anche che a fine video sotto le ultime 5 notifiche di Instagram, per cui venitemi a seguire, che cercate chiocciola Real Anthony, ragazzi, semplicissimo, così potete avere la possibilità di essere salutati. Oltre a questo scopriremo se Chiara riuscirà finalmente a fare questo bellissimo regalo a Fedez, per cui mi raccomando, ragazzi, con il supporto, perché ha 5.000 mi piace il prossimo video, quindi toccherà a voi adesso e decidete voi che cosa succederà. In questo secondo bellissimo, stupendo episodio, qua abbiamo la nostra Chiara e ora siamo a casa. Allora, vi spiego un po' la situazione, quello che dobbiamo fare, che abbiamo intenzione di fare oggi. Intanto ci beviamo un bel drink di whisky. Chiara, ma non si beve alle... che ore sono? Alle 12.06 il whisky, Chiara! Non si beve! Chiara, non si fa! Vabbè, ragazzi, Chiara ha brutte abitudini ultimamente, lasciamo stare. Come avevo anche detto all'inizio della serie, ragazzi, avremmo impersonificato tutti i personaggi, quindi Chiara col tempo e adesso anche Fedez. Poi vedremo successivamente. Allora, qui praticamente mia madre, no? Sta facendo stare in piedi Leo, ma Leo così poi si stanca, fallo sedere, poverino. Vabbè, dovrà imparare a camminare prima o poi, però vabbè, nelle mani di mamma sicuramente è a posto, va bene. Comunque, oggi Fedez è abbastanza teso perché deve venire il suo socio, vabbè, J-Ax, penso che lo conoscete tutti. Verrà J-Ax anche a Los Santos, ragazzi, sta prendendo un aereo, soltanto che siccome dovevano fare una nuova canzone, nonostante tutto, e non è che si chiama nonostante tutta la canzone, purtroppo J-Ax ha perso l'aereo, ragazzi, quindi oggi Fedez è un po' giù di morale, anche perché ha restituito la Ferrari. È un po' incazzato, poverino. Infatti, ragazzi, lo vedete che è un po' incazzato, no? Cioè, sta un po' storto. Guarda, non so se si vedono anche i piercing in faccia di Fedez, ragazzi, però si vedono tipo qui e qui. Vabbè, lasciamo stare. Quindi pensavo, ragazzi, di fargli una sorpresa. Volevo andare al concessionario. Sicuramente queste vecchie qua, ragazzi, le sistemeranno. Non io, ma le sistemeranno. Volevo andare, ragazzi, al concessionario, così faccio fare due passi anche a Matilda, il cane, che forse dovrebbe essere già fuori, perché così gli faccio una sorpresa. Quindi ora scendiamo giù e andiamo un po' a vedere dov'è Matilda anche. Bene, ragazzi, presa Matilda, che oggi saremo praticamente solo io e lei, solo donne, attenzione. Andremo, è un po' lontano, però ci faremo una bella passeggiatina, anche perché il tempo, ragazzi, è bello, fa un bel caldo, quindi perché no? Matilda, stammi dietro. Guarda quanto va lenta quel cane, porca miseria. Vabbè, ragazzi, l'aspetterò. Dai, ancora ti mette sotto una macchina, cucciola, corri. Allora, ragazzi, come prima cosa iniziamo a mettere il segnalino per... no, non ci serve il telefono. Per il Premier Deluxe Motorsport. È una bella camminata, sarà una bella camminata, però il ritorno ce lo facciamo benissimo con la Porsche di Fedez, quindi andiamo proprio tranquilli. Allora, direi di iniziare un po' una corsicella, così mi tengo anche in forma, perché oggi non ho fatto attività. Ieri non abbiamo fatto attività, l'altro ieri nemmeno, perché siamo arrivati a Los Santos. Quindi, ma ti fai attenzione a passare qui, se no ti mettono sotto, che poi non posso andare a rubare il cane a mia sorella. Ok, dovrebbe essere libero. Dai, vieni, Mati, corri! 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 Ragazzi, Mati, non corre! Sì, sta correndo! Grande Matilda, sì! Brava, proprio così devi fare. Ah, vabbè, quindi, ragazzi, io lascio Chiara al suo momento jogging e noi ci becchiamo direttamente all'entrata del Premier Deluxe Motorsport. Ok, allora, siamo arrivati finalmente al Premier Deluxe Motorsport. Dovrebbe essere questo, sì, dovrebbe essere qui, siamo arrivati. Vediamo un po' se, spero abbiano una Porsche. Se non hanno una Porsche, ragazzi, prenderemo qualcosa che le assomiglia, o perlomeno qualcosa che a Fedez possa piacere. Vedo, vero? Ci sei, piccolina? Dai, vieni, entriamo. Ok, ragazzi, entriamo, vediamo se c'è qua... oddio, qualcuno... che Chiara! Qualcuno ha perso sangue! Oh mio Dio, ragazzi, ma è sangue?
Non so se sangue o qualcuno ha sprosciato vino. No, io voto più per la seconda. Qualcuno ha sprosciato vino. Va bene. Comunque, basta chiacchiere, entriamo e vediamo se c'è. Ah, ecco, c'è già qualcuno. Salve signore, senta, vorrei sapere se avete un'auto. Vorrei fare un regalo al mio fidanzato. Si chiama Federico e gli piacciono molto le Porsche. Vedo che ha una Lamborghini, eh? Una Zentorno? Sì, ragazzi, una Zentorno. Non so, è l'ultima macchina, forse non so cosa sia. Mi dica lei un po' la disponibilità che ha. È quello che posso comprare. Non mi faccio problemi di soldi perché ce li ho già. Ragazzi, Chiara ha tanti soldi, quindi non penso che abbia problemi di soldi, quindi può anche pagare subito. Matti, tu fatti un giro senza sparire, mi raccomando, che se sparisci tu non so come fare senza di te, che sei la mia cagnolina preferita. Ragazzi, sono proprio intenso proprio nella parte di Chiara. E il signor Simon si sono presentati, stanno un po' parlando e il signor Simon sta spiegando a Chiara che ci sono tre macchine che possiamo scegliere. La prima è una bellissima Lamborghini Blu, la seconda è una Zentorno bella, bellissima direi, mentre l'ultima sarebbe una Porsche. Quindi a questo punto abbiamo un po' l'indecisione, soltanto che ragazzi a Fedez piace anche quella bianca che è proprio quella che anche lui stesso ha nella realtà attualmente, soltanto che per venire a Los Santos, ragazzi, abbiamo dovuto vendere la casa vecchia, le auto vecchie e quindi fare veramente un bordello. Sì, comunque prenderemo la Porsche bianca perché a Fede piace la Porsche bianca, quindi prenderemo sicuramente la Porsche bianca. Matti, sei d'accordo? Vero? Prenderemo la Porsche bianca, ragazzi, anche perché piace anche a me, oltre che a Chiara, oltre che a Fedez. Piace a tutti la Porsche bianca, guardatela! Chiara, falla vedere. Allora, ragazzi, questa sarebbe la Porsche che regaleremo al nostro Fede. E sembra veramente fatta bene, cioè dovrebbe essere una Cayman. Sì, infatti, questa è la Porsche 718 Cayman S. Che comunque è bella, ragazzi, per carità. Cerchioni spettacolari. Il davanti è bellissimo, il paraurti non ne parliamo. E anche il di dentro, ragazzi, gli interni sono fatti veramente bene. Comunque, tanto ora la prenderemo, la paghiamo a, come ha detto, si chiama signor Simon. La prendiamo, gliela paghiamo. Mati, mi raccomando, non sporcare la macchina a Fede, se no si incazza poi. Va bene, dai. Facciamo veloce questo pagamento. Scusi, signor Simon, possiamo fare questo pagamento veloce veloce? Se a quanto pare Chiara è un po' in soggezione, perché il signor Simon gli sta spiegando un bordello di cose che sono successe con l'auto, che era già prenotata, aveva avuto una disdetta, e ci sta chiedendo se siamo sicuri di comprarla perché poi non la possiamo restituire. Mi scusi, signore, ma lei sa chi sono io? Forse non sa. Vada a cercare su internet Chiara Ferragni, così se ne rende conto da soli. Ma da soli. Vabbè, comunque, ragazzi, bando alle ciance, ciance alle bande. Abbiamo perso già fin troppo abbastanza tempo. Paghiamo quest'auto perché dobbiamo tornare subito a casa a fare la sorpresa a Fedez. Perché quando io sono stata male, ragazzi, lui c'è stato per me. Quindi dobbiamo fare questa sorpresa a Federico assolutamente. Si muove, porca miseria. Insomma, ragazzi, adesso facciamo una cosa: mettiamo Matti dentro la macchina con la dolce Matilda sulla Porsche bianca di Federico. Torniamo a casa. Matti, ci sei? No, Matti è morta, ragazzi. Guardate che carina! Ma non è bellissima Matilda, ragazzi? È bellissima! Vabbè, basta, ciance, dobbiamo andare. Sai, Chiara, dai. Certo che Chiara, ti ci vedo proprio bene in st'auto, vediamo. Guarda quanto sei bomba. Aspetta. Ci sta, ci sta, ci sta. Sono un po' bassa perché, però vabbè, ci sta comunque. Ok, signor Simon, e lei ci vediamo quando vengo a saltare l'altra parte. Ora vado, così porto la bellissima Porsche a Fedez. Allora, come d'accordo, ragazzi, stiamo facendo sempre lo stesso lavoro. Che significa lo stesso lavoro? Salderemo la parte in due parti, cioè la prima parte gliel'abbiamo già data, la seconda gliela daremo successivamente. Ovviamente la pagherò tutta interamente io perché, ragazzi, questo è un regalo da parte di Chiara per Fedez, quindi mi sembra normale che Fedez non deve uscire manco un euro, perché non è corretta, non è, cioè non è corretto, non le cose giuste si fanno giuste. Comunque, ragazzi, dite voi se vi piace la nuova auto di Fedez che gliela stiamo per portare, tra l'altro siamo anche reidratate. E dovremo tornare a casa, quindi Chiara, non rispettare i semafori come fanno Fedez e Ronaldo Junior, grande, bravissima. E ditemi anche se vi piace il posteriore, davanti, insomma, come è fatta, perché ragazzi sembra veramente una bomba, cioè guardatela, è stupenda come auto. Fatemi sapere se a voi piace. Matti, stai bene nel cofano? Io spero di sì. Superata questa salita, dovremo vedere il nostro Fedez. Infatti, ragazzi, no, non c'è te. Gli aveva detto di scendere, ma non c'è. Ah no, ragazzi, è seduto sulla panchina. Guardate, poverino, sta proprio male, ragazzi. Non so cosa gli sia successo oggi. Ehi, Fede, guarda un po' chi c'è qui. Scendi, Mati, scendi. E ragazzi, Federico, come ha visto la Porsche, ci sta chiedendo da dove l'abbiamo presa, perché si trova qui questa macchina. Insomma, Fedez, ragazzi, diciamocelo, è un po' stupito perché non se lo aspettava. Federico, tesoro bello di mamma,
ti presento la tua nuova auto. Ok ragazzi, a quanto pare Fedez è veramente felice, non ha perso davvero tempo a esprimere la sua gratitudine per Chiara e soprattutto per la bellissima macchina. Basta che non mi preferisce alla macchina, se no divorziamo. No, non è vero. Vabbè, comunque, come vedete ragazzi, ho avuto un'ottima idea, devo dire che Chiara ha avuto una bellissima idea a regalare una nuova Porsche bianca a Federico. Infatti Federico adesso penso sia felice, non sta perdendo tempo nemmeno ad esultare. Dovresti fare un po' di foto e metterle su Instagram insieme a me, porca miseria. Ragazzi, direi che l'auto a Fedez l'abbiamo regalata. Io sono deidratata, dovrei andare su da Leo ad allattarlo e dovrei bere anche io qualcosa, se no finisco veramente accappottato. Quindi io direi che per questo video è tutto. Soprattutto la cosa importante, fatemi sapere se vi piace la macchina, se vi piacciono Federico, Fedez e Chiara, se vi piace anche Matilda. Quindi fateci sapere praticamente tutto quanto, perché ragazzi, se c'è da migliorare qualcosa, la miglioro. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel pollicione in su, sia per il video, sia per la macchina. Condividete il video con i vostri amici, mi raccomando, ed iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video di Chiara e Fedez. Quindi attivate la campanella delle notifiche e commentate dicendomi quello che vorreste vedere eventualmente nei prossimi video. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali di Omegozzo in edizione limitata. E come promesso ragazzi, in ogni video saluto le ultime 5 notifiche di Instagram, quindi gli ultimi 5 di voi. Saluto Crystal di Gabriele, Giovanni Zicchi, Super Gam 2018, Giorgia De Pietro 12 e Mario Caranese 58. Questi sono i 5 bomberini che ho salutato oggi. Ciao a tutti ragazzi, e se anche voi volete avere la possibilità di essere salutati da Chiara e Fedez, fate come che viene a seguirmi qui su Instagram. Per cui ragazzi, mi raccomando, ci conto, basta che cercate chiocciola Real Anthony, mi venite a seguire e avete la possibilità di essere salutati come loro. Quindi mi raccomando. Bene, direi che per questo video è tutto. Un saluto dall'Amanti, da Chiara, da Federico, soprattutto della nuovissima Porsche bianca. Come Gozzo ragazzi, e ci becchiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!